In redazione è arrivato il Ryder GE78 HX13V, il nuovo notebook di MSI con Core i9-13950HX di Intel e una GeForce RTX 480 laptop di Nvidia. L'hardware non ha nulla da invidiare a un PC desktop perché la CPU offre 24 core e 32 thread, capaci di accelerare fino a 5,5 GHz con carichi leggeri, e la GPU di Nvidia ha ben 7424 CUDA core insieme a 12 GB di memoria. MSI ha pensato bene di dotare questo notebook destinato a gaming e lavoro con 32 GB di memoria DDR5 5600. La memoria è spendibile fino a 64 GB, mentre dal punto di vista dello storage abbiamo un SSD da 2 TB preinstallato, affiancato da un altro slot per un'eventuale espansione. Cuore di questo Ryder GE78 HX13V è il display da 17 pollici con rapporto 16 decimi, un pannello QHD Plus con risoluzione 2560x1600 pixel e refresh rate di 240 Hz. Benché portatile, dimensioni e peso di questo notebook scoraggiano anche i più temerari dal portarselo nello zaino. 380x298x23 mm e un peso di 3,1 kg impongono di lasciarlo principalmente sulla scrivania, spostandolo semmai nello stesso ambiente, ma non portarselo in lunghi viaggi, almeno di non metterlo in macchina. Come ogni portatile gaming di fascia alta che si rispetti, sotto la scocca troviamo una batteria da 99 watt-ora, indispensabile per un'autonomia adeguata in un notebook così potente. In abbinamento, l'immancabile alimentatore di notevoli dimensioni, in grado di assicurare una potenza di 330 watt. Una volta aperto, troviamo nella base un touchpad multitouch molto ampio in posizione centrale, sormontato da una tastiera SteelSeries con illuminazione RGB per tasto. Si tratta di una tastiera completa con tanto di tastierino numerico, su cui spiccano i tasti WASD e quello di accensione con keycap semitrasparenti. Anche i tasti freccia hanno una leggera trasparenza in corrispondenza del disegno. Il grande display è ancorato alla base tramite le due perni laterali, che lo tengono in posizione anche in caso di sobbalzi. L'area utile del monitor è ampia, mentre le cornici sono accentuate solo nella parte inferiore e superiore. Lateralmente il loro spessore è pari a circa 6 mm. La cornice superiore integra in posizione centrale una webcam a infrarossi Full HD a 30 fps, accompagnata da un otturatore meccanico per i più sensibili alla privacy. Sul lato sinistro del notebook MSI troviamo una porta Thunderbolt 4 Type-C che permette il trasferimento di dati, alimentazioni e segnale DisplayPort, uno slot SD Express e un jack audio combo per cuffie e microfono. Sul lato destro invece trovano posto una USB 3.2 Gen 2 Type-C, anch'essa in grado di trasportare dati, energia e segnale video, una USB 3.2 Gen 1 Type-A e una USB 3.2 Gen 2 Type-A. Per rintracciare le altre porte bisogna recarsi nella parte posteriore del notebook, dove oltre alla porta di ricarica vediamo una HDMI 2.1, una Ethernet da 2,5 Gigabit e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. In tema di connettività è presente il supporto alle reti Wi-Fi 6E, oltre a quello Bluetooth 5.3. Passando al comparto audio, su ciascuno dei due lati è presente un woofer da 2 watt, ma nel portatile ve ne sono un totale di 4 insieme a due speaker da 2 watt. Oltre a quelli visibili ai lati, gli altri elementi sono posizionati ai lati della tastiera, celati da due griglie che riportano il logo MSI. Le feritoie per il passaggio dell'aria fredda e l'espulsione dell'aria calda sono poste nella parte posteriore della base e sui due lati del notebook, più vicino al display e in corrispondenza dell'hardware sotto alla tastiera. Anche la base traforata permette lo scambio di aria. Come si suol dire, anche l'occhio vuole la sua parte, e MSI ha pensato bene di impreziosire il nuovo Ryder con una barra LED nella parte frontale della base. L'effetto è bellissimo, almeno a nostro giudizio. Anche il logo sul coperchio comunque si illumina. L'hardware all'interno di questo notebook non fa certo rimpiangere un computer desktop. Per questo motivo la presenza di un sistema di raffreddamento molto efficiente è essenziale per un uso senza problemi e alle massime prestazioni.
quello adottato da MSI in questo rider è ribattezzato Shared Pipe e prevede 6 heat pipe che passano sopra la CPU e la GPU per catturare il calore avvicinando le rispettive ventole che si occupano di espellere il calore dal notebook tramite le bocchette laterali e quelle posteriori. Il budget di potenza complessivo è di 250 watt. Fino a 175 watt sono destinati alla GPU, gli altri 75 vanno invece alla CPU. Da rilevare che durante l'uso il notebook non raggiunge valori tali da impedire la digitazione, il poggiare dei polsi o il semplice toccare la scocca. Va detto che sotto sforzo le ventole producono livelli di rumorosità molto elevati, utili a tenere a bada le temperature ma dall'altra davvero fastidiosi. Con 58 dB misurati con il profilo dedicato alle massime prestazioni, un paio di cuffie durante il gaming sono assolutamente obbligatorie. Le indubbie qualità velocistiche della CPU a bordo di questo notebook le vediamo subito nei test con Cinebench R20 ed Embrake, dove si mangia letteralmente le altre soluzioni in comparativa. Il Ryder GE78HX13V non ha però una sola anima capace di offrire grande potenza, ma due. La seconda si chiama GeForce RTX 4080 Laptop, una soluzione grafica basata su GPU AD 104 con 7424 CUDA core e 12 GB di memoria GDDR6 su bassa 192 bit. Il TGP può essere impostato dagli OEM tra 60 e 175 watt, a seconda del design del notebook. In questo caso abbiamo la massima implementazione. Come vedete nei seguenti test con i giochi, anche la migliore GPU Nvidia della scorsa generazione, ovvero la 3080 Ti, non può tenere testa a questa 4080 laptop. Come le GeForce RTX 4000 desktop, anche la soluzione laptop è compatibile con il DLSS 3, la tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale di Tensor Core a bordo della GPU per ricostruire fino a 7 ottavi dell'immagine, riducendo così il carico di rendering e migliorando le prestazioni. La soluzione esclusiva delle GPU Ada Lovelace è un asso nella manica di queste GPU per laptop e, come abbiamo già visto sulle soluzioni desktop, un vantaggio non indifferente. Permette inoltre di consumare anche meno, quindi può risultare utile nel gaming in mobilità. Abbiamo svolto dei test a 2560x1600 con Cyberpunk 2077 per verificare le capacità del DLSS 3 rispetto al rendering nativo e al DLSS 2. Nel caso del titolo di CD Projekt Red, siamo passati dai 75 fps nativi ai 116 col DLSS 2, per arrivare a 152 col DLSS 3, con un boost del 31% sul DLSS 2 e del 103% sul rendering nativo. Il DLSS 3 si conferma quindi un grande alleato per chi vuole giocare ad alti FPS, senza fare compromessi in termini di qualità. Abbiamo testato una sola modalità, ma i guadagni sono maggiori impostando altri preset come prestazioni e ultraprestazioni, che tuttavia impattano in modo marcato sulla qualità di immagine. Nel nostro articolo sul sito abbiamo eseguito ulteriori test, a cui vi rimandiamo se volete approfondire ulteriormente il lato prestazionale. Passiamo quindi all'autonomia. Come ogni notebook gaming, questo è il tallone d'Achille del nuovo MSI. Ma se vogliamo vedere un elemento positivo, possiamo dire che si lascia alle spalle il GE77HX di precedente generazione. Quindi c'è stato un passo avanti in termini di efficienza complessiva. Abbiamo provato anche il pannello da 17 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel. La prova al colorimetro ha mostrato alcuni elementi piuttosto interessanti, come un'ottima copertura dello spazio colore DCI-P3, che in base alle nostre rilevazioni risulta del 95,67% rispetto al riferimento. Anche la luminanza massima di 433 candele su metro quadro e il rapporto di contrasto di 919:1 sono risultati validi per un pannello di un sistema portatile. Nativamente si registra però la presenza di una dominante blu chiaramente percepibile anche a occhio nudo, che va a decretare una resa dell'immagine piuttosto fredda. Ciò ha una ricaduta anche sulla fedeltà cromatica, come dimostra anche il delta E medio di 3, con alcuni campioni che si spingono fino a 4 e oltre. Tutto questo non influisce particolarmente sulla fruizione di contenuti o sull'impiego videoludico, ma nel caso in cui il portatile dovesse essere usato
per attività di produzione grafica o fotografica è bene condurre una calibratura e una profilatura accurata, avvalendosi anche dell'utility MSI TrueColor che è preinstallata sul portatile del produttore taiwanese. Dopo aver passato qualche giorno con il primo notebook con GeForce RTX 4000 a bordo, non possiamo che registrare, ma sono i test a parlare, il netto balzo prestazionale in avanti sotto tutti i punti di vista. La GeForce RTX 4080 laptop a bordo di questo notebook è di classe desktop, un vero concentrato di potenza che vi permette di raggiungere nuovi livelli di FPS nei vostri giochi preferiti. Il supporto al DLSS 3, sempre più diffuso, è la ciliegina sulla torta. Lo stesso possiamo dirlo per il processore Core i9-13950HX di Intel, che porta a ben 24 core su un notebook restituendo grandi prestazioni. L'elemento che può venire meno è l'efficienza energetica, cosa che si vede nei test di autonomia, ma allo stesso tempo è un problema minore per un portatile che si presenta come un desktop replacement, quindi da usare con una presa di corrente vicino. Che il sistema presenti una richiesta di energia non indifferente è del resto confermato dall'alimentatore, da ben 330 W. MSI Rider GE78HX13V è un notebook di buonissima fattura. Il display è adeguato allo scopo primario del sistema e tutto il resto risponde adeguatamente, offrendo le ottime prestazioni constatate nel test. Il vero neo è la rumorosità sotto massimo carico, ma i portatili gaming di fascia alta sono in generale così. Durante le sessioni di gaming è imperativo dotarsi di cuffie di buona qualità. In altri frangenti, l'audio integrato è stato studiato per una buona resa, pensando alle ridotte dimensioni e al poco spazio a disposizione all'interno dello chassis. Completo dal punto di vista delle porte e con un design impreziosito da una barra LED frontale che non passa inosservata, il nuovo notebook di MSI è un desktop nelle sembianze di un portatile, un prodotto di fascia alta che purtroppo si paga tanto, e troppo. Al momento è offerto a un prezzo proibitivo di 4.699 euro.